Allora, signori, riprendiamo la linea e qui con noi abbiamo uno di coloro che voleva appunto salutare Filippo, Filippo Baroncini. Stiamo parlando di Antonio Bevilacqua. Ciao Antonio, ci senti? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Antonio Bevilacqua, team manager della Colpack Ballan, che adesso appunto non ci vede, però ci sente. E sei in una serata con oltre 200 persone, Antonio, qui al Fans Club. Filippo è qui appunto, che ti sta vedendo. Tu ci senti bene? Sì, ti sento bene. Okay. Perfetto. Allora, signori, intanto ve lo presento, Antonio Bevilacqua, team manager della Colpack Ballan. Antonio, stiamo festeggiando Filippo Baroncini. E anche voi oggi so che a Bergamo, ai BCTV, avete appunto omaggiato Filippo con un premio che poi gli farai avere, è così? Sicuramente sì, abbiamo ritirato il suo premio del miglior corridore della sua categoria, non c'erano dubbi, e anche la squadra, quindi un bel premio che ve lo darò al primo, quando ci vedremo il 5 di dicembre. Antonio, raccontaci le emozioni che avete provato quando avete visto Filippo gioire come campione del mondo. Sì, guarda, prima abbiamo sofferto, quando l'abbiamo visto che è caduto, veramente abbiamo sofferto tutti, e sembrava che il nostro sogno si stava per svanire. Invece poi ha fatto un finale incredibile che ha meritato quella maglia, e gli auguro tutto il bene per il suo proseguo della sua carriera. Antonio, qui abbiamo Marino Amadori, abbiamo tantissimi ospiti. Adesso cito Marino perché è proprio il commissario tecnico della categoria che tu stai appunto seguendo con la Colpack. E dici un po', quali altri progetti? C'è qualcuno dopo Filippo pronto nella Colpack? Colpack, fucina di talenti? Ma speriamo, sì, qualche corridore c'è, sicuramente Marino ce lo dovrà convocare. No, sto scherzando, comunque sì, abbiamo qualcosa di buono, sono giovani, ma sono sicuro che si faranno valere come tutti gli altri. Guarda Antonio, dammi un istante che ti porto Filippo, così lo vedi e lo saluti. Va bene, grazie. Antonio, ma che rete vuoi avere te? Non c'hai nessuno. Ciao, come stai? Bene, grazie. Te? Tutto bene. Mi hai ritirato il premio? Ti stai divertendo, sì. Sì, tanto. Che ti saluta. Ciao. Ciao Filippo. Ciao. No, dai, te, oh, bocca al lupo per tutto, divertiti e ci vediamo il 5. Grazie Antonio, ci vediamo poi okay. A dicembre. Buon divertimento. Grazie, dai, anche te, buona serata. Ciao Antonio, grazie per essere stato qui con noi. Ciao, signori, un applauso per Antonio Bevilacqua della Team Colpack Ballan. Buon divertimento, grazie. Un attimo, accendimi le luci al volo. Allora signori, siamo pronti per tornare. Adesso scusateci se ci eravamo messi appunto in disparte, ma avevamo il computer praticamente lì. Adesso saluto a tutti coloro che si stanno collegando in questi frangenti con la diretta Facebook. Siamo sulla pagina Facebook in diretta dell'Ora del Ciclismo. Un benvenuto a tutti quanti voi. Siamo alla festa in onore di Filippo Baroncini, il Filippo Baroncini Fans Club, e anche per gli amici che iniziano a seguirci sui social vi presentiamo appunto Filippo Baroncini, con un applauso appunto degli intervenuti questa sera, che salutiamo anche chi ci sta seguendo in diretta streaming. Ma hai visto Filippo? Ma hai visto che cosa stiamo allestendo per te? Una diretta su diretta. Ma infatti sono veramente sorpreso, perché con la tecnologia di oggi si può fare veramente tutto. Si può avere gente lontana, però che sembra qui vicino, e veramente ringrazio tutti e tutti quelli che mi stanno seguendo anche sui social. Penso che ci debba salutare adesso, e allora quindi Filo, ti lascio salutare.
Davide Cassani. Prego Davide. Davide, un saluto al volo a tutti, così prendi tutti col microfono. Ci vediamo presto per la prossima vittoria che arriverà tra poco, ok? Tanto ci troviamo sempre qui, il solito posto, solite persone a festeggiare il solito campione. Grazie Davide, Davide Cassani. E allora, abbiamo veramente avuto un grandissimo intervento con quello di Antonio Bevilacqua, ma ora, signori, è il momento di calarsi in quello che è la parte finale della nostra serata, quindi con... Vai Filo, avevi bisogno? Ma facciamolo adesso, guarda, te lo lascio chiamare a te. Prendi, comincia a essere conduttore. Vi presento l'avvocato Martini, che ha due parole da dire. È il collaboratore di Luca Mazzanti. Guarda, ti do il microfono. Ah, vero. Filippo, non andare via. Chiedimi te. Allora, bello della diretta. Filippo mi ha detto, riusciamo a infilarlo adesso in scaletta? Io ho detto, ma perché no? Hai visto Filippo, che signore. Allora, dicevamo, per Filippo, però te sei andato via, te mi hai lasciato qui col microfono, col cerino in mano. No, anche il tuo spettacolo. Allora, no, presentiamoci, ti lascio presentare da te alla nostra platea, oltre 200 persone qui al Baroncini Fans Club per festeggiare un grande campione. Ecco, che cosa rappresenta per te Filippo, ovviamente dopo una tua presentazione? Grazie Filippo. Filippo è un amico, un campione, un cliente ottimo, devo dire, veramente. E permette di lavorare molto bene perché è un professionista veramente serio con la P maiuscola. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo, diciamo, da junior con Luca, lavoro con Luca Mazzanti, insomma, e da subito abbiamo intuito la stoffa che aveva. E, per cui davvero è una grande emozione essere qui, averlo accompagnato in questi anni. E soprattutto questo è il coronamento dell'inizio, diciamo, di un percorso che speriamo lo porti veramente molto lontano. Io ti volevo ringraziare, ma prima da quanto tempo stai seguendo Filippo? Te lo volevo chiedere questo dato, non te lo ricordi più ormai? No, io ho iniziato con Luca a lavorare dalla fine del 2015, diciamo. È stato un'entrata mia come avvocato nel mondo del ciclismo un po' particolare, perché non vengo da questo mondo, non sono un addetto ai lavori, non ero già dentro al meccanismo della carovana, al gruppo, diciamo. Per cui è stato dopo Filippo nel percorso è stato uno dei primi, diciamo, dilettanti di livello, insomma, insieme ad altri, che abbiamo intercettato e avuto modo di conoscerlo da... Quanto ci conosciamo, Filo? 4 anni più o meno, sì. Va bene, perfetto. Io ti ringrazio. Scusami se ti abbiamo preso così ad antrema. E questo è Filippo Baroncini. Grazie, ti lascio appoggiare Filippo. Il microfono. E ora, signori, procediamo con la nostra scaletta, con le immagini che vedete. Questa è una maglia azzurra di Filippo Baroncini. È stato chiamato, richiamato più volte agli ordini del commissario tecnico della nazionale italiana Under 23. Marino, sei pronto? Signori, il vostro applauso per Marino Amadori. Marino, beh, si sale di livello man mano che si va avanti, no? Beh, allora signori, Marino Amadori, commissario tecnico, confermato alla guida della... No. Confermato alla guida, e dicevamo appunto con Marino, beh, che dire, la vittoria al campionato del mondo è stata con Battistella, la vittoria al campionato del mondo ha seguito quella di Filippo Baroncini, e la domanda che tutti quanti ci stiamo un pochettino nel nostro piccolo tenendo è: c'è un erede poi di Filippo Baroncini? C'è un seguito? C'è uno che prenderà il suo posto poi dopo, perché non c'è due senza tre, dicono. Beh, non c'è due senza tre, sarebbe tanto. Però che dire, innanzitutto buonasera a tutti, mi fa piacere essere qui e ringrazio per l'invito Andrea, Randi, veramente grazie di cuore, perché mi faceva piacere essere qui, perché con Filippo
penso che abbiamo fatto una grandissima cosa, abbiamo lavorato, come ha detto Davide prima, praticamente dal Giro d'Italia in poi. Devo ringraziare anche la Colpack, perché lo devo dire ad alta voce, perché veramente dal Giro d'Italia in poi abbiamo programmato l'obiettivo era il mondiale, passando dall'europeo, passando dal Tour dell'Avenir. E non dobbiamo dimenticare che Filippo ha fatto sia l'europeo e il mondiale anche a cronometro, quindi abbiamo lavorato veramente in questi 4-5 mesi con questo obiettivo ben chiaro. Abbiamo fatto un ritiro in altura di 15 giorni su La Sestriere, praticamente dal Tour dell'Avenir in poi tutto il mese di agosto praticamente siamo stati insieme con i ragazzi, abbiamo fatto prima il Tour, poi l'altura. Quindi abbiamo lavorato proprio per questo obiettivo e abbiamo fatto un bel gruppo. Devo ammettere che abbiamo fatto veramente una grande squadra, coesa e unita, con dei compagni veramente affidabili. E questo si è visto anche nel finale del mondiale, con un campionato europeo fatto bene. Abbiamo trovato un signor corridore che ci ha battuto quando abbiamo fatto i complimenti, perché trovi un ragazzo del genere... che era un po' la sorpresa, però è un ragazzo che l'altro giorno è arrivato terzo al campionato europeo ciclocross, per dirti, è un ragazzo che viene dal ciclocross ed è campionato, ha vinto il campionato europeo su strada. Possiamo chiederglielo insieme io e te, Marino? Raffaele, domanda, ma perché, è una battuta logicamente, ma perché mi hai infilato il pavè alla fine di Trento, che poi c'era uno che veniva fuori dal ciclocross? Sì. Perché ce l'ha inserito quel pezzo in pavè? Sul pavè. Vieni qui Raffaele, vieni qui, alzati pure. Vieni, vieni, perché i signori qui non lo sanno, ma Raffaele Vavini è quello che ha disegnato l'europeo. Quindi a noi ci viene tutta la domanda, ma perché hai infilato quel pavè? Adesso lo picchiamo. Adesso lo picchiamo insieme. Vai, vai, dagli pure un attimo il microfono a Marino, ti lascio questo. Quel secondo posto, bisogna sempre vedere le cose con estrema positività, l'ha creato le condizioni per avere quella cattiveria che 15 giorni dopo ha fatto la differenza. Ah, ma vedete, è tutto calcolato, Molora. È tutto calcolato, Filippo. Era tutto programmato nei minimi dettagli. No, ma a parte gli scherzi. Rimani, questo Raffaele, che ci ha battuto, è un ragazzino molto forte, anche se era un ragazzino del primo anno. Però, per dirti, venendo dal ciclocross, l'altro giorno, 10 giorni fa, ha fatto terzo al campionato europeo, quindi un ragazzo che va molto forte, quindi ci ha battuto un signor corridore che il prossimo anno sarà sicuramente un avversario principale che avremo nella nostra categoria. Però con questo è andato, abbiamo fatto, dopo Filippo abbiamo un po' azzerato un po' il tutto, siamo partiti più convinti, come ha detto Babini, veramente per il mondiale, e così è stato. Ti faccio una domanda, Marino. La Federazione Ciclistica Italiana fino a questo momento ha tenuto, diciamo così, la linea di chiamare ai campionati europei Under 23 coloro che non facevano parte di una formazione World Tour. Adesso Filippo è sbarcato in una World Tour con la Trek. Sì. Però, quindi ti chiedo la domanda, se puoi rispondere ovviamente. Oh, certo. La linea è sempre quella o cambia la sinfonia? No, la linea della federazione è sempre stata che i corridori World Tour non li abbiamo mai messi in squadra nel campionato del mondo o campionato europeo Under 23. Però le altre nazioni si sono mosse diversamente, perché il terzo che è arrivato al campionato del mondo era un corridore che correva in una squadra World Tour. Quindi anche noi, cioè la nuova struttura tecnica, il team manager Roberto Madio, è stato ben chiaro, ha detto, specialmente al mondiale si valuterà e si porterà la squadra migliore dei nostri Under 23 che abbiamo in Italia, che siano World Tour, Professional o Continent o Dilettanti. Quando sarà ora di fare la scelta, di programmare il mondiale, si valuterà anche questo. Però con questo, sì, Baroncini, per dirti, il prossimo anno è ancora un Under 23, però lui ha già vinto il mondiale Under 23, è giusto che lui cominci a pensare al mondiale dei professionisti, ne ha le qualità, le doti, e quindi un anno
o due, lui deve essere il protagonista nel mondiale dei professionisti. Signori, congediamo e ringraziamo Raffaele Bavini e il commissario tecnico Under 23 Marino Amadori. Procediamo, signori. Allora, adesso ai signori andiamo al finale, nel senso che ora Filippo, ho bisogno di Filippo accanto a me, adesso appena a un istante, è ora, prima di Filippo, guarda, facciamoci inquadrare anche da coloro che ci stanno seguendo sui vari canali social. Ora, prima, aspetta un secondo Alessandro, allora mettimelo pure a schermo intero, dicevamo però, ora, prima di arrivare all'ultimo filmato che abbiamo in programma per la nostra serata, cioè godiamoci tutti questo momento con Filippo, questo ragazzo, classe 2000, che ha ottenuto risultati molto importanti in questa stagione e molto prestigiosi, Filo, come lo chiamava il suo direttore sportivo, Andrea Randi, ha dato una scossa all'intero tessuto ciclistico emiliano-romagnolo. Da Massa Lombarda, numerose sono le sue vittorie al Giro d'Italia Under 23. Signori, vice campione italiano su strada, campione del titolo tricolore per quanto riguarda la cronometro, campione italiano a cronometro a squadre per un soffio, per quanto? 34 metri? Non si sono fatti soffiare il titolo dalla formazione della Kubeka. Vice campione d'Europa a Trento, come abbiamo appena sentito, risultati importanti che la cronaca, tutti i giornali hanno ovviamente voluto raccontare. Signori, gentili signore e signori, la ciliegina sulla torta, come si vuol dire. Abbiamo goduto fino adesso di Filippo, un momento straordinario, il trionfo incredibile al quale vogliamo dedicare queste immagini. Il circuito farà selezione, una selezione naturale. Ci sarà molto nervosismo, cadute come abbiamo visto questa mattina e quindi molto molto stress. Altra Caruzzi, che altro problema e più dolorante. Baroncini mi sembra che abbia ripreso subito velocemente, mentre Sean Quinn è un po' più dolorante a terra, chiamato al recupero, il gruppo è lontano 300 metri. Eccolo il suono della campana, ultimo giro per Mauro Schmidt che passa con un vantaggio di 7 secondi nei confronti di Fabio Costa, ma dietro stanno arrivando altri 6 inseguitori: Costa, Dresner, Vermacchi, Luca Colnaghi, Bocchelen, la compagnia, ed è proprio Filippo Zana infatti che adesso che si sta impegnando per cercare di andare a riprendere le ruote dei contrattaccanti. Aggancio, quindi rimane un corridore davanti, adesso c'è tentativo di Kopecky. Siamo sulla penultima salita, Wempers. Qui si fa la corsa adesso dal qui gruppo. Qui attaccato il norvegese, Lukers si è riportato sotto e adesso chi vuole anticipare la volata deve partire qui, Alessandro. Sì, è il penultimo muro, però è quello che più fa selezione, invece il gruppo dietro si allarga in questa fase. Andiamo a vedere se c'è il tentativo di Zana, è così, vediamo, no, è Baroncini ad aprire il gas, Filippo Baroncini a cercare di fare la differenza e sta facendo
il vuoto dietro di sé, Filippo Baroncini, andiamo a vedere, eccolo che curva destra secca. Davanti c'è ancora Klukers, credo, Alessandro. No, è stato ripreso. E adesso Filippo Baroncini è in testa alla corsa. Ricordiamolo, grande cronoman, adesso sembra che il francese sia spostato. Filippo Baroncini, grande azione dell'azzurro e adesso un bel margine di vantaggio. Filippo Baroncini ha uno splendido margine di vantaggio perché si sono fermati dietro. Corridore della Colpack Ballan, medaglia d'argento a Trento, e questa è una bella inquadratura per i colori azzurri perché solo in questo momento parte con un disperato tentativo il corridore francese alle spalle del ragazzo di Massa Lombarda. Olanda che tira dietro il gruppo con due italiani che proteggono Filippo Baroncini. Ecco l'ultimo strappo, lo prende di slancio, ancora grande capacità, ancora grande forza di spingere sui pedali Filippo Baroncini. Un chilometro e mezzo, ancora un bel vantaggio, si sono fermati dietro, forza Filippo. Eccoli, si studiano, si guardano, in terza posizione Zana, bene così, vai Filippo, ultimo chilometro per Filippo Baroncini, ultimi mille metri per il ragazzo azzurro. Eccolo, 400 metri, vai Filippo, goditeli questi 400 metri, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Italia sul tetto del mondo per la seconda volta consecutiva dopo Samuele e Battistella, uno straordinario Filippo Baroncini, se li può godere questi ultimi metri, grande capolavoro di Filippo Baroncini, e dietro c'è il suo compagno di squadra Garzoli che lotta per la medaglia, l'Italia campione del mondo con Baroncini. Era una bella sorpresina, eh? Cosa ne... Tanto aspetta che accendiamo le luci al volo. Accendiamo le luci. Allora, ti vedo con gli occhi lucidi, te lo aspettavi? Me l'aspettavo di rivedere questo filmato, però ogni volta che lo riguardo è come se rivivessi quei momenti appena dopo il traguardo, che sono... È come se rivivessi quei momenti appena dopo che sono arrivato e ho tagliato la linea del traguardo. Sono emozioni che ancora dentro, che come se fossero freschissime, come se fossero successe ieri, e rivederli ogni volta è un'emozione veramente fantastica. Filo, che noi tanto ci sono i tuoi fan, cosa hai provato? Raccontaci, quelle ultime decine di metri quando hai alzato quelle braccia al cielo, cosa hai pensato? Ma lì mi sono venuti in mente tutti i momenti che ho passato da quando ero piccolo fino a quel momento lì. Ho detto sto raggiungendo il mio sogno, vado a tutta e voglio realizzarlo. E tagliata la linea del traguardo, l'unica cosa che ho pensato è stata sono campione del mondo, non ci credo, e infatti... Tuttora, cioè, ci ho messo veramente tantissimo tempo a realizzare quello che ho fatto, e non è facile comunque da concretizzare quello che ho provato e quello che sto provando ora. Filippo, un'altra domanda, perché adesso ci stiamo qualche istante ancora con te. Ora, questo è un successo clamoroso che noi abbiamo voluto festeggiare con te.
si azzera tutto. Hai sentito le parole di Davide Cassani, abbiamo sentito le parole di Marino Amadori, quindi sì, ottimo, bellissimo, straordinario, non abbiamo più aggettivi, penso, per vivere quel momento che per noi rimarrà nella storia, questo è sicuro. Però adesso si passa in track, quindi cambia la sinfonia, cambia la musica, ma cosa ti aspetti quindi ora? Cosa aspetti? Cosa ci dobbiamo aspettare tutti noi? Che abbiamo detto che tutti noi d'ora in poi seguiamo Baroncini alle corse. Cosa ci dobbiamo aspettare da te in maglia track? Ma innanzitutto ora si azzera tutto, è una parola che che mi ha portato dietro Andrea Randi, perché lui mi ha sempre messo in testa questa cosa qui, che dopo un successo bisogna azzerare e ripensare al prossimo, e se sono la persona che sono oggi è anche merito suo, e ora sì. No, è vero, sono parole sincerissime e me ne vanto, e se ne dovrebbe vantarsene anche lui, e ora veramente inizia un nuovo capitolo per me. E in tre cosa mi aspetta? Quello lì non lo so neanch'io. Di certo la cosa che voglio è non pormi limiti, continuare a crescere e provare magari a raggiungere il nuovo sogno, che è quello di vincere una grande classica come la Milano-Sanremo. Sentito Raffaele, la Milano-Sanremo ha pensato, l'ha messo nel mirino. Filippo, siamo pronti? Perché mi dicono che oramai siamo pronti con i festeggiamenti finali, quindi tutti quanti i calici li hanno oramai pronti, però io penso che questo momento, prima di questo, c'è un altro piccolo istante, perché dietro ogni grande corridore, dietro ogni grande uomo c'è anche una grande donna, e quindi Alessia, vieni qua con Filippo. Vai Filippo, qui la puoi presentare tu, non c'è bisogno di me. Alessia, la mia ragazza, finalmente parlerà. Sì, adesso ti tocca. Parola a te. Ah, cosa dire? Vabbè, no, grazie. Io non me l'aspettavo, sinceramente. E è stata un'emozione grandissima anche per me. Voce. Girati. Va bene, lacrime agli occhi, allora io in coro direi bacio, signori Alessia e Filippo. Dai Alessia, adesso, dai, gli facciamo un altro applauso, perché veramente le lacrime agli occhi ad Alessia, veramente, adesso Alessia non scappare, vieni qui, ci concediamo qualche istante, ci sei? Beh, l'emozione c'è, no dai, però veramente una coppia affiatata, signori. Alessia, ce la fai? Ancora no, dai, che il sistema si sta riavviando, ok? Forse sì. Sono molto emotiva, era da dire che me l'aspettavo. E niente, è un'emozione grandissima, e Filo ha fatto qualcosa di straordinario, e tutti ne devono essere fieri, in primis lui, vabbè, la sua famiglia, è un sacrificio anche per me, per noi, perché comunque sta via tanto, è stato via tanto, però alla fine... Colpa di Marina Amadori, No, assolutamente, però alla fine la fatica Loreda l'ha ripagato assolutamente, quindi... Ne è valsa la pena aspettare, e aspetterò, ci saranno altre tante vittorie, spero, e niente, gli auguro il meglio. Un bel applauso per Alessia e Filippo. Filippo e Alessia, non scappate, perché siamo pronti dalla cucina, mi danno il via, e allora ci spostiamo solamente, perché guarda Filippo cosa ha allestito Maria Giulia per te, guarda quei bei palloncini che richiamano l'iride, Andrea Randi è pronto, e allora... Spegniamo pure le luci, almeno di questa prima parte, con la torta che adesso sta per arrivare, quindi signori in alto i vostri calici, perché Filippo, pronto ad accogliere per te il momento dei festeggiamenti. Signori, guardate che
mensa colossale, torta, è stata preparata per festeggiare Filippo Baroncini. Filippo, date pure, Alessia, andate pure non appena avremo acceso i fuochi. E il vostro applauso, signori, è per Filippo Baroncini, campione del mondo! Vai pure Alessia, non essere timida con Filippo. Qualche secondo, signori, con... Con Andrea, vai Andrea, vai Andrea, che è il momento! Signori, pronti a stappare con lo champagne per la serata del Filippo Baroncini Fans Club! Una serata di festa, una serata di gioia! Noi ringraziamo anche chi ci ha seguito adesso fino a questo momento sulle varie piattaforme social. Filippo, rimani qui, chiudiamo il collegamento con chi ci sta seguendo. Signori, Filippo, un saluto al volo a chi ti segue. Un saluto a tutti e dai, vi aspetto alla prossima magari puntata, però vi aspetto dal vivo perché conoscervi è sempre meglio. Signori, grazie per averci seguito, buona serata a tutti voi. Grazie Filippo, grazie anche a tutti quanti voi che adesso si continua a festeggiare. Vai pure Alessandro, andiamo di musica.